amici di Horeca News, noi continuiamo da Cibus con le nostre dirette streaming. Ci troviamo allo stand di Noberasco S.p.A. e siamo in collegamento diretto con Mattia Noberasco, l'amministratore dell'azienda. Mattia, buongiorno. Ciao, ciao Fabio, buongiorno. Bentornato, direi, dopo più di 18 mesi dal momento che noi ci siamo incontrati l'ultima volta nell'edizione 2018 di Cibus. Allora, 18 mesi di mancanza di fiere, di esposizioni fieristiche, non sono non solo in Italia ma in tutta Europa, hanno avuto un peso importante, e voi nel frattempo avete continuato a fare ricerca e sviluppo in azienda realizzando tantissimi prodotti. Tanti sono quelli che presentate qui a Cibus 2021. Abbiamo pochi minuti per presentare i più importanti. Sì, ma intanto consentimi due parole velocissime su, insomma, il piacere di essere qui in presenza. Vorrei ringraziare la Fiera e Cibus che, insomma, con grande forza e coraggio ha voluto fortemente questa fiera, e devo dire che si sta svolgendo con grande affluenza e in piena sicurezza. Quindi, insomma, questo, diciamo, un plauso a Cibus e a tutto il suo staff che si è prodigato per essere qui, e devo dire che è un grande piacere. Quindi, insomma, questo lasciamelo dire. Per quanto riguarda la presentazione di questo Cibus, abbiamo due progetti importanti che presentiamo. In realtà uno è un'estensione di gamma, che è questo sulla filiera certificata 100% Italia. Come ti ricordi, l'anno scorso abbiamo lanciato le arachidi di filiera italiana. È il primo progetto che è stato presentato in Italia, partendo anche dalla riscoperta di un seme che era molto popolare in Italia all'inizio del Novecento, che poi purtroppo si è perso. Quindi questo progetto, in collaborazione con Coldiretti, Bonifiche Ferrarese, ha avuto un grandissimo successo, per cui quest'anno lo riproporremo con anche uno sviluppo di 200 ettari di produzione e con più di quasi 40 agricoltori coinvolti. Quindi, insomma, cominciano ad essere numeri interessanti. Visto il grande successo della linea, abbiamo allargato l'assortimento, quindi presentiamo qui a Cibus un'estensione che è fatta da altre 5 referenze, quindi le mandorle siciliane, le nocciole piemontesi, le mele a rondelle sviluppate con l'azienda Rivoira, col marchio Ambrosia, come snack, e poi abbiamo le noci in guscio e i fichi, noci che sono marchigiane, e abbiamo i fichi di Cosenza. Quindi presentiamo un range, devo dire, molto ampio. Tutto questo progetto è stato sviluppato in collaborazione con Rina, che certifica il corretto sviluppo di queste filiere, appunto, in una chiave di sostenibilità non solo ambientale ma anche etico-sociale. Quindi tutti gli agricoltori coinvolti firmano un protocollo d'intesa che abbiamo chiamato metodo Noberasco, nel quale, insomma, definiamo un pochino tutti quelli che sono i parametri non solo economici ma anche etici con i quali vogliamo affrontare questo progetto. E tutto è certificato poi con la blockchain, per cui tutti i prodotti hanno un QR code molto visibile sul pack, dal quale è possibile atterrare a un sito dedicato sul nostro sito corporate, e da cui è possibile, anche mettendo il lotto di produzione, arrivare al singolo campo di produzione, che è anche geolocalizzato, e quindi diciamo massima trasparenza nei confronti del consumatore. Sei un fiume in piena, hai voglia di raccontare tutto quello che avete fatto nel corso degli ultimi 18 mesi. Si sente proprio la mancanza, si è sentita, voglio dire, la mancanza delle fiere, della comunicazione, e anche magari, appunto, dell'incontro fisico in presenza di tutti i clienti, i buyers, coloro che abitualmente incontrate nel corso di manifestazioni come queste. Tu sei circondato da prodotti, da packaging che racchiudono le vostre creazioni. Alle tue spalle, e credo intorno a te, ci sia davvero tanta roba da poter mostrare. Prima, mentre appunto ci siamo collegati, mi hai fatto vedere dei packaging. Di cosa si tratta?
Sì, dunque abbiamo, tanto volevo aggiungere anche che il secondo progetto, che invece in questo caso è un lancio ex novo, e lo presentiamo qui, è un nuovo brand che si chiama Viva Break, eccolo qui. Sostanzialmente è un multipack di barrette, diciamo di cereali arricchite con frutta secca, in questo caso anche con gocce di cioccolato fondente. E, insomma, è un brand che lanciamo come snack on the go per sostanzialmente la prima colazione. Quindi abbiamo tre varianti di gusto, quindi nocciola, arancia e frutti rossi, non so se si vedono, eccoli. E sì, li presentiamo qui, e poi ci sarà anche uno sviluppo ovviamente monoprodotto per il canale fuori casa, diciamo soprattutto per il canale bar, sul quale ovviamente continuiamo ad investire. Quindi GDO sarà presentato in, diciamo, in multipack, mentre invece sul canale fuori casa sarà presentato come single pack. E invece poi per quanto riguarda il progetto Italia, come ti dicevo, ecco qui sono come il prodotto, questa è la mela, in questo caso le rondelle di mele, le rondelle, esatto, di mele, rondella di mela Ambrosia, e questo in collaborazione con l'azienda Rivoira, che con la quale abbiamo iniziato questa partnership, sono anche ovviamente citati sul retro, e qui dal QR code è possibile poi atterrare sul nostro sito, e quindi abbiamo appunto le mele, come ti ho anticipato, ci sono i fichi di Cosenza, anche questi di filiera calabrese, e poi abbiamo le nocciole del Piemonte, il grande classico, un prodotto eccezionale, e poi le mandorle siciliane che sono qui a fianco a me. Sulle noci purtroppo e le arachidi non le abbiamo disponibili, perché insomma la raccolta sta avvenendo in questi giorni, quindi insomma dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per averle disponibili. Beh, direi comunque che la vostra gamma continua a crescere e arricchirsi di prodotti sempre più ricercati da voi, che siete attentissimi agli argomenti legati da una parte alla salubrità, dall'altra all'alimentazione sana, dall'altra ancora alla sostenibilità. Complimenti davvero, Mattia. Mattia, vogliamo mostrare intorno a te che cosa c'è. Volevo invitarti, facendo un fuori programma, a alzarti col tuo smartphone per volentieri mostrare sia la parte interna che la parte esterna del vostro stand, che come al solito bellissimo. Sì, mi giro piano piano, ecco questo, diciamo, è lo stand con le persone. Oggi, diciamo, c'è, devo dire, un bel movimento. Questa è tutta la gamma, un restyling della gamma che insomma racchiude il top di tutte le selezioni dal mondo di tutti i prodotti più classici, quindi pistacchi, arachidi, noci, mandorle. Questa poi è, come ti dicevo, la nostra gamma 100% Italia, e poi ovviamente abbiamo tutta una serie di altri contenuti, tra cui appunto questa parte qua legata alle barrette. Adesso ti faccio un overview da fuori, vediamo un po' se riusciamo a far vedere lo stand. Devo dire, siamo molto contenti, perché oggi c'è veramente una bella attività, e il nostro stand, devo dire, che si presenta molto bene, quindi insomma siamo davvero contenti. Un flusso di visitatori sempre più costante, e direi interessato, perché sono davvero tanti i player che ho sentito al telefono e che sono contentissimi della buona riuscita di questa manifestazione. Ricordiamo che siamo solo al terzo giorno e che i numeri stanno di gran lunga superando le aspettative sia degli espositori che degli organizzatori. Sì, devo dire che insomma è stata una scommessa credo vinta, sia per chi ci ha creduto come noi e sia per l'ente fiera, quindi bisognava dare un segnale di ripartenza. Eravamo consapevoli dei rischi, sicuramente la presenza di buyer stranieri magari è un po' sotto media, ma devo dire che l'affluenza di buyer italiani e comunque gli operatori è stata sicuramente ampia e soddisfacente fino ad oggi, quindi diciamo siamo contenti anche noi.
Mattia, io allora ti ringrazio per la disponibilità, ti lascio al lavoro che naturalmente riguarda le pubbliche relazioni con tutti coloro che sono venuti a visitare lo stand qui a Cibus 2021. Ci rivedremo presto, magari in una prossima occasione, per poter raccontare delle vostre skills, non è mai abbastanza, e naturalmente delle novità che presenterete in quella circostanza. Mattia, grazie per la disponibilità. Grazie a te Fabio, grazie mille, buon lavoro e spero di incontrarti presto. Grazie, allora Mattia, noi ti salutiamo e continuiamo con altre interviste da realizzare a Parma al Cibus 2021 per raccontarvele in anteprima.